Dai ragazzi, partite, partite. Ale, quanto è bello ritornare a vincere dopo il pareggio di Leverkusen, adesso Roma prima in classifica, che sensazioni hai? Ma è una grande sensazione. Vogliamo restarci il più lungo possibile, cercando di giocare tutte le partite per vincere e senza avere paura dell'avversario, come penso si è visto stasera, anche se abbiamo avuto un atteggiamento leggermente difensivo dopo i due gol, però siamo ripartiti sempre alla grande e secondo me è stata una vittoria meritata. Senti, una curiosità, poi lascio la parola ai colleghi. Ti ho visto festeggiare molto sotto il settore ospiti. Quanto è bello sentire tifosi che cantano per 90 minuti rispetto allo stadio che ora c'è in atto questa protesta? Io penso che oggi questa vittoria soprattutto va anche a loro che sono venuti qui, che hanno riempito il settore. L'auspicio è quello che possano riempire sempre l'Olimpico, anche se so che ci sono delle difficoltà, però come ha detto anche Daniele prima di Empoli, ci vuole equilibrio fra le due cose, ma stasera li abbiamo sentiti e li abbiamo sentiti, erano 2005 contro 28.000 e li abbiamo sentiti più di loro, o almeno io li ho sentiti più di loro. Spero quindi di fare una buona azione per loro, insomma, di dirgli di venire allo stadio perché ci servono. Penso che si è visto anche stasera, l'esultanza dopo la vittoria era perché abbiamo avuto 90 minuti difficili, nel senso che giocavamo contro una squadra forte e abbiamo vinto 2-1 e quindi c'era bisogno di festeggiare e volevamo soprattutto festeggiare con loro, quindi speriamo che le prossime vittorie che festeggeremo magari subito da mercoledì ci saranno tanti tifosi in Curva Sud a sostenerci. C'è un aspetto su cui pensi che dovete migliorare, al di là della testa della classifica meritata in questo momento, perché poi alla fine, a 30 secondi alla fine, è arrivato il gol e capita spesso? Sì, capita purtroppo spesso, stiamo lavorando per cercare di prenderne sempre di meno e speriamo che questo avvenga molto presto, anche se oggi abbiamo preso il gol al 94esimo dopo che la Fiorentina aveva messo 5 attaccanti, quindi ci può pure stare che magari giochi un po' più dietro, ci sono queste fasi di gioco un po' più concitate dove devi soffrire, magari l'avversario trova appunto il gol, però pensiamo a lavorare, pensiamo subito alla gara di mercoledì che sarà fondamentale per noi. Quanto è stato caricato Salata? Ma Momo è stato un professionista grande e ci ha dato una grande mano oggi. Ale, è stata una grande partita anche a livello psicologico. Che cosa